Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, pochi si chiedono perché l'Islam faccia iniziare la sua era dall'Egira. Diciamo subito che questa, l'Egira, è la fuga di Maometto dalla Mecca a Medina. Colui che viene considerato il più grande dei profeti si rese conto che non poteva in quel periodo islamizzare la Mecca e per giunta capì che c'erano anche forti opposizioni che avrebbero perfino compromesso la sua vita. Decise pertanto con i suoi seguaci di lasciare momentaneamente la Mecca e rifugiarsi nella città di Yathrib, che poi si chiamerà Medina, che vuol dire città del profeta. Ebbene, i musulmani fanno iniziare la loro epoca proprio da questo avvenimento che, diciamolo francamente, non è affatto vincente per la causa islamica, anzi. Il cristianesimo pone come discrimine della storia la nascita di Cristo. Si sarebbe aspettati che anche l'Islam avesse fatto lo stesso, 570 d.C., l'anno di nascita del profeta. Al limite i musulmani avrebbero potuto scegliere il 610, data della cosiddetta notte del destino, allorquando Maometto avrebbe iniziato a ricevere la rivelazione da Allah attraverso l'angelo Gabriele. Oppure il 630, quando finalmente la Mecca verrà conquistata e sarà resa il centro del mondo islamico. Oppure il 632, quando Maometto morì. No, l'Islam ha scelto il 622, la fuga. Sembrerebbe non esserci logica in tutto questo. In realtà la logica c'è ed è anche significativa per capire l'essenza dell'Islam. A Yathrib, futura Medina, Maometto farà due cose che sono assolutamente decisive per l'Islam, più decisive di tutte. La prima è la costituzione dello Stato islamico, che ha come caratteristica la perfetta identificazione del potere religioso con quello politico sotto la figura del califfo. La seconda è l'inizio del jihad, cioè dello sforzo atto a conquistare non solo prossimamente la Mecca, ma anche in futuro il mondo intero. Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.